Valorizzazione quella di Mani Amiche del piccolo centro, ma come abbiamo visto di grande qualità, e la scelta penso che sia stata tutti azzeccati, tanti li conoscevamo, Giuseppe Giustozzi ovviamente in primis, ma ci sono state delle scoperte anche per noi, come il piccolo G, che è la prima volta che l'abbiamo visto, e gli facciamo tanti complimenti a questo ragazzo bollentino, con il papà ne ha parlato in maniera impeccabile. Simone, anche quest'anno quindi avete fatto centro. Ma direi di sì, visto il successo di pubblico e il gradimento, insomma, che c'è stato, quindi siamo molto contenti della scelta che abbiamo fatto, ma soprattutto siamo contenti anche di avere sempre evidentemente un paese che esprime queste personalità e quindi contenuti di qualità. Esatto, perciò significa che possiamo, non abbiamo, diciamo, difficoltà a trovarle, per fortuna. Un bel nutrito gruppo di persone che hanno delle caratteristiche che nei loro campi si sono fatti valere, ma io penso che ce ne sono anche altre di persone che bisogna cercarli, perché i talenti vanno cercati, Simone. Sicuramente, spero che andrà avanti così, perché anche negli anni scorsi abbiamo avuto delle grandi personalità, però credo che in generale tutti devono essere ottimisti, ognuno nei propri paesi, perché forse siamo sempre un po' troppo negativi, ci sono tante persone che fanno bene, che fanno del bene, sì, insomma. Ci latteriamo la negatività addosso, quindi poi quando scatta la molla. E quindi sia noi, ma anche tutti gli altri paesi e città, perché in fondo possiamo migliorarlo questa palla rotonda dove abitiamo. Siamo la padre di un certo Leopardi, di Rossini, e qui ci avete anche dei personaggi importanti, no? Per esempio Palazzo Cento, Cardinale Cento. Esatto, sì, poi insomma, ecco, sono stati dei personaggi di assoluto rilievo nazionale e qualcuno anche internazionale, perché il primo anno abbiamo dato questo riconoscimento alla memoria di Vincenzo Cento, che sostanzialmente è stato quasi uno degli ispiratori della comunità europea. Certamente. Sostanzialmente, quindi che la famiglia adesso, diciamo, i discendenti vivono a Napoli, ma comunque Vincenzo Cento era pollentino come il Cardinale Cento. Sindaco Romoli, c'è ormai un rapporto consolidato, perché questo paese probabilmente ama comunicare con Lenza, e questa sera si è visto anche con i premiati, che sono tutti personaggi. Già. È stata una bellissima serata, forse una delle più belle organizzate dalla società operaia in questi anni. I premiati hanno portato le loro esperienze, la loro pienezza di vita e tante esperienze positive sul palco del Teatro Giuseppe Verdi, e hanno, come ho detto nel mio intervento, segnato un po' la strada di quello che secondo me dovrà essere il futuro di questo paese, che ha le prese come gli 8.000 altri comuni italiani con tante sfide, la prima del quale è la crisi demografica, e quindi sull'interrogarsi di quale futuro avrà e come svilupparsi. Ecco, è stata una serata veramente molto molto bella e significativa, e credo che Pollenzo si riserverà anche durante la stagione teatrale qualche altra sorpresa. Sì, dal 17 gennaio inizieremo la stagione di prosa, comunque abbiamo avuto già gli appuntamenti a dicembre. Io invito tutti qui a teatro, la stagione la potrete consultare sul nostro sito internet del comune o sui tanti pieghevoli che troverete in giro nel nostro paese, che vi invito sempre a visitare. Grazie sindaco Romoli, come sempre di una gentilezza che non è sempre scontata. Simone Damiani.